momento è un po' particolare, cioè da un certo punto di vista c'è fermento per quanto riguarda la nascita di nuovi player che si stanno affacciando sul mercato, che in particolare vanno a presidiare quella nicchia di mercato del lusso, del super lusso, che un pochettino mancava. I cantieri europei principali, quindi Fincantieri, Chantier de l'Atlantique, Meyer, hanno ordinativi, hanno un portafoglio ordini che porterà volumi sicuramente ancora 24, 25, 26. Siamo tutti quanti un po' in attesa di capire quali saranno i movimenti poi dei player principali, quindi MSC, Royal, Carnival, NCL, sul fronte dei nuovi ordinativi. Noi possiamo contare oggi su un portafoglio ordini che ci mette sereni per i prossimi anni. Stiamo lavorando molto con appunto nuovi armatori che hanno progetti speciali sia sul fronte del new build, ma è interessante anche questa nuova nicchia, diciamo, di grossi refurbishment su navi magari recenti, ma che arrivano da cantieri che hanno avuto qualche difficoltà negli scorsi anni. Quindi ci sono parecchi progetti, diciamo, in corso, parecchie cose stanno bollendo in pentola e insomma, stiamo cercando di esserci il più possibile. Genova ha come infrastrutture e come territorio, secondo me, una conformazione che si adatta molto bene a quelle che sono le navi di stazza media e medio-piccola. Magari in futuro, chissà, con tutti i cantieri in corso potremo ospitare navi ancora più grandi, però è proprio quel settore che secondo me trainerà l'economia dei prossimi anni, insomma. Quindi io ho grandi aspettative su questa città. Tanto Genova è dove abbiamo il nostro cuore da sempre, sono le nostre origini, abbiamo finito adesso di approntare i nuovi uffici qua vicino alla Lanterna che ospitano circa 220 persone e ci aspettiamo di fare altre assunzioni quest'anno. Solo a Genova abbiamo circa 400 dipendenti e su Genova abbiamo finalizzato anche la nostra ultima acquisizione, che è Wingeco, quindi questa realtà che fornisce, diciamo, le vetrate sulle navi. Per noi Genova rimane centrale, rimane fondamentale, e da Genova parte il nostro futuro.